Questo sai che è nato mentre una volta stavamo facendo una maratona a casa di Marco con questa rivista autoprodotta che è il Primitivo Magazine, uno stile simile a questo, che poi hanno visto edizioni umanoidi e si sono, come dire, interessati a farmi fare questo libro. È una cosa che ricorre molto in quest'album è anche la presenza della città dove hai vissuto, come se fosse un ulteriore personaggio presente nell'album. La prima domanda che ci si pone magari effettivamente guardando quest'album è un album autobiografico, perché chiaramente racconta delle cose che ho vissuto, però ovviamente non è una mia autobiografia, non ho né l'età né l'esperienza per poter scrivere un'interessante autobiografia. Per me innalzare tutte quelle cose che ho visto fino adesso, le pubblicità, le merendine, che sono tutta una serie di cose che fanno parte di noi e che generalmente noi trascuriamo pensando che siano meno importanti, ovviamente sono meno importanti di altre cose, però il concetto è che comunque fanno parte di noi. Sono quelle cose che noi raccontiamo spesso quando siamo magari a una tavolata con gli amici, sono quelle cose che ti rimangono attaccate e che non scriveresti mai in un'autobiografia ufficiale, seria, dove scrivere un diplomato, un Harvard, tutto questo, dottorato in Germania, sono fatto per 60 lode. Come dire, io mi sono preso questa briga di voler essere, come dire, una sorta di cronista delle stronzate della mia generazione, questo è quello che dico sempre. Non è un mettere queste cose sopra le cose più importanti, è un accettare che esistono, perché spesso e volentieri ci si vergogna anche di determinate cose, magari tu hai nell'angolo della stanza un giocattolo di quando eri bambino e guardandolo ti emozioni. In realtà è così, ci emozioniamo anche per delle stronzate. Fabio ad esempio è una presenza importante, perché è uno di quelli con cui io quando ci vediamo stiamo a parlare di queste stronzate, quelli che siamo nati in quegli anni, ma non solo, perché comunque sono le stesse sensazioni che ha qualcuno degli anni 90, ovviamente qualcuno degli anni 90 parlerà delle stronzate degli anni 90, è un discorso proprio di emozioni quello che voglio cercare di trattare. Nonostante ricorrano molto gli oggetti, i video, le discussioni degli anni 80, in quest'album non si scade comunque nell'effetto nostalgia, è un album che può leggere chiunque, è appunto basato su emozioni comuni. Quanti di voi hanno cantato Pollon? Avanti, per alzare in mano. Va bene, potete comprarlo sulla fiducia, tranquilli, andate, visto che lui continua ad omettere delle cose, lo do io. Ed è l'entusiasmo con cui è stato scritto, disegnato e raccontato questo volume. Una cosa curiosa che puoi raccontare sulla realizzazione di questo volume? Magari che riguarda più l'edizione italiana è che, come dicevi tu, ci sono tutta una serie di correzioni, ci sono delle aggiunte, qualche tavolo in più. Se qualcuno dovrebbe fare, Maurizio ad esempio, che è rinomato per questo ruolo. Il momento più bello per me da disegnare. Io parto sempre dal Commodore 64, perché è il primo capitolo che ho fatto ed è quello che ho in testa, l'emblema di tutto il libro. Ma parto a Fabio, che ringrazio tanto. Vorrei fare questa sfilata ovazione dei fetici anni 80. La bambola di Candy Candy, ragazzi! I poppers! I poppers! Fai vedere cosa succede! L'ippopotamo della Linus! Un giochino che si faceva con una pallina da ping pong che io ho perso, ma non tutti se lo ricordano. Io ho un joystick dell'Atari dell'82, ragazzi! No. Questa cosa è particolarmente, oh mio Dio, tra l'altro funziona, che vuole giocarci, questo ragazzi è salta ragno, funziona, è saltato il ragno, ciampini di Pucci con l'incastro, qual è? Gli altri con figurine, l'album di Batti che i tempi delle bambine era un maschio. I puffi, vabbè, ti ho capito che l'hai detto bene. Grigi! Applauso per Grigi, lo voglio fare. Va bene ragazzi, buonasera! Le di Oscar quasi completato, perché non posso morire così. Questa era la tuta dei Behive di Fiducia. Questo è un libro serio sui puffi. Vi racconto i puffi dal punto di vista reale. Il giornale un
gioco per i bambini degli anni 80 che è il Corriere dei Piccoli. Madonna! Il tempo delle mele, ragazzi! E parlo del tuo qua, Paradise. Ragazzi, 45 cifre. Il signore è grosso. Ragazzi, un oggetto a testa per, praticamente l'ha portato per tutti. Fatele un applauso gigantesco, ha preso sul serio questa cosa. Una persona che non conosco, che è mio zio, l'Intellivision originale, ed è quello sulla quale dico io poi, come dire, ci ho scritto anche quelle pagine. Lì c'è lei che ha portato scatole e giochi. Ragazzi, un applauso multiplo a questo Intellivision. Super mega pop, 10 volt. Notare la sporcizia risale agli anni 80. La sporcizia degli anni 80. Di tutte le cose che ho è quella a cui tengo di più. La scatola dello Sprint, che è il vecchio cioccolato prima degli Sprint. Il merito.